Buongiorno amore. Buongiorno. Buongiorno Kira. E vabbè. Buongiorno. Oggi è lunedì dell'angelo. È una bella giornata. Bella, ma è un po' freschina. È abbastanza freschina. E siamo venuti allo zoo di Pistoia, che è un po' che ci volevamo venire in realtà. Sì. Oggi si è presentata appunto l'occasione. E andiamo a vedere un po' di animali. Un po' di bestie, che io poi ne ho già due in casa, quindi è un extra che mi concedo. Quello sono diverse. Eh? Quello sono un po' diverse. Sì, sono un po' diverse, però sempre bestie sono. Purtroppo è nascosta, si vede poco. Non so se ho visto spuntare il musetto da lì. Però vedete, quelle striature di sole è la renna, è il sedere della renna. Un pince. Noi abbiamo un pince. Allora è bello. Eccolo. Vedi? Un lupacchiottone. Kira. Lo vedi Asia? Kira, guarda là. Un topastro che si aggira. Chi l'ha visto? A ciccianissimo. Ho fatto emozionare una capretta. Pensavo mangiasse anche Kira. Ho visto avvicinarsi. Ho fatto emozionare una capretta. Cusco. Oh, c'è la masputa. Sì, è lui. C'è anche i pavoni. Ma da lì che coda? Qui. Peccato che la tiene giù. Ma che passa, Matti? Ciao, fai di ciao. Guarda! Questa si Guarda piccolini! Guarda piccolini! Con i cuccioli! Papà, i cuccioli! I miei parenti! Invece sono i miei cugini. Vedi un mega tapirone! Un po' tapirato. Siamo entrati nel rettilario. Ho appena visto un ragno schifosissimo. Schifo. Che schifo. Wow, questo è un boa. No, è pitone. Ha la faccia del pitone. Ora ve lo fa vedere. Guarda che pitone. È tutto rotto. Un altro pitoncino, proprio piccinino. Femmina. E maschio. Anaconda. Alligatore americano. Sono quelli che ti sputtano fuori dai cessi. Non si vede tanto bene, ma nascosto lassù all'ombra c'è un gufo reale. Non si vede un tubo dal telefono, però io lo vedo e sono molto contenta. Tour finito. Sono rimasta, devo dire, un po' delusa perché me lo ricordavo più grande. Anche lui se lo ricordava più grande, insomma. Sì. Cioè, c'è la fila che arriva fino all'uscita, cioè, per rendervi conto. Sì. Sì, fino all'entrata, sì, sono confusa. Oddio, piccinino, piccino. Non so nemmeno se l'ho inquadrato, ma era piccolino. Andiamo. Sì, almeno.
Ora andiamo alla macchina, si mangia perché io comincio ad averci una certa fame e poi si vedrà sul da farsi. Niente, alla fine abbiamo optato per venire a fare una passeggiata a Lucca. Era un po' che non ci venivamo a Lucca, almeno un annetto. E facciamo un giretto e poi basta, se andiamo verso casa. Ora vediamo poi a che ore, non lo sappiamo ancora. Abbiamo appena preso il caffè, io volevo assaggiare quello al ginseng ma non ce l'avevano. Ora si provano a trovare per vedere se ce l'hanno, se non ce l'hanno tutti. Ora ti faccio girare tutti i bar di Lucca per poi, farmi, per poi trovarmi quella al ginseng. Non si dorme per 4 giorni perché vendo tutti a ferro. È scemo. Niente, facciamo due passi. Gira! Amore! Stiamo tornando ora verso la macchina per tornare a casa. Siamo stanchissimi, amore? Insomma, pare che siamo fuori. Sì, dalle 9:30 che siamo fuori, sono le 4:30. Perché anche basta. Direi basta per oggi, abbiamo dato. Sì. Poi ora dato torneremo con calma verso Livorno, perché tanto sicuramente per le strade ci sarà un casino della miseria. Però non si sa se fare l'autostrada. Ci conviene fare l'autostrada. Controlla cosa ci consiglia il tontone. C'è Michele, che poi hai. Questi scaloni con i sassi in rilievo che fanno male ai piedi. Si rischia di scivolare. Niente, va, se andiamo alla macchina, sono stanchissima. E va, fanculo. Topina! Kira! Siamo arrivati ora a casa. Siamo sfatti. Siamo, no, stanchi di più. E anche un po' affamati. Un po' affamati perché praticamente si può dire che abbiamo mangiato pochissimissimo a pranzo. Abbiamo preso alla Lidl sabato delle insalate di tonno con la pasta e il riso e abbiamo mangiato due di quelle e basta, quindi siamo anche un po' accanitamente affamati. Accanitamente, sì. Niente, ora ci rilassiamo. E poi vediamo cosa fare per cena. Anche se io un po' di merenda non mi risdegnerebbe. Ho fame e sono stanca. Ma che fai? Prepari cena? Sì, provo a inventare qualcosa. E cosa hai in mente per stasera? Boh, di solito lunedì si facevano i wrap. Pensavo di fare i wrap con la bresaola e... Dov'è il formaggio? Ecco. E quel poco di formaggio. E poi? E rucola. Aspetta, dov'è? Buono. Sì, ma non c'è... Ah, trovato. Ho trovato in Filadelfia. A proposito, se volete la ricetta di questa ricetta. La ricetta di quello, sì, che sto facendo. Io ho ancora il cervello a letto, ragazzi, mi sono appena svegliata praticamente. Se volete il video di questa ricetta, fatemelo sapere nei commenti o anche su Facebook. Anche se è semplice, è di una banalità assurda. Io ho di nuovo il mio pigiamino natalizio, molto sexy, con i pantaloni bucati dietro. I pantaloni evitiamo. Vabbè, dai, ci mettiamo a preparare la cena. Via.
le fuebbrici. Eccoli! Cioè, io vorrei farvi vedere come sono dentro. È un tripudio di colori e di sapori. Buon appetito! Buon appetito! Anche dalla parte della tua pastra. Tu mangia? Io inizio, sì. E per non farci mancare niente... I dolci avanzati da Pasqua. Dai, i dolci avanzati di ieri. Allora, questa è la torta che ho fatto io, che è risultata essere deliziosa. Una torta della zia, la torta della zia di Simone, anche questa è niente male. E quella invece è cheesecake di mia suocera. E anche quello non è male. Sì. E poi questo, il dolce più buono del mondo. Io? Il dolce più buono del mondo, il mio papino. Papino? Il mio papino. Cosa vuoi? Ruffiana golosona! Perché voi non lo sapete, ma questa topastra stronzolona è di un goloso allucinante. È golosissima lei. Finito di fare la pappa. Abbiamo già mangiato anche il dolcino. Poco, perché ieri, che era Pasqua, ci siamo letteralmente sfondati solo di dolci. Eravamo a pranzo della zia di Simone e di salato c'era poco o niente. C'era detto che ognuno portava qualcosa e hanno portato quasi tutti il dolce. E tutti cioccolatosi, cioè c'era un solo millefoglie con la crema che non è andato proprio. ne era rimasto un bel po'. Gli altri erano tutti dessert molto cioccolatosi e ciccionosi. Niente, Simone è in bagno, però... Io intanto vi do la buonanotte e quando esce, quando torna, ve la faccio dare anche da lui. Buonanotte ragazze, ciao! E per dare la buonanotte, amore? Vabbè, buonanotte a tutti. Anche dalla tua pasta. Lei è già partita. Lei è già in fase dormiente. Ora gli è venuta la bacite. E ci guardiamo Cenerentola.